Ciao a tutti carosi di Betty e bentrovati alla Cucina del Cuore. Come promesso, ecco qui la ricetta del panettone facile alla portata di tutti. Un po' di settimane fa avevate visto la ricetta del panettone vero e proprio, ma in molti mi avete chiesto se non ho il lievito madre, io non lo so fare, è troppo complicato. Ecco una ricetta che va bene per tutti. Gli ingredienti che ci serviranno sono 410 g di farina con 12 g di proteine, io utilizzo la Caputo classica, 110 g di zucchero semolato, zucchero 15 g di miele, 3 tuorli che sono all'incirca 55 g, 170 ml di latte freddo, 2 cucchiai di pasta di arancia fatta in casa oppure mettete la scorza di 2 arance, 10 g di lievito, 15 g di acqua, 90 g di burro, estratto di vaniglia e 3 g di sale. Iniziamo subito a fare l'impasto. Andiamo ad impastare con la planetaria, andiamo a formare una conca al centro e vado a mettere sbriciolando il lievito di birra. Vi consiglio di utilizzare quello fresco, a me piace di più. Quindi andiamo ad aggiungere anche l'acqua e andiamo a mescolare un paio di secondi con un cucchiaio. Quindi lasciamolo agire il lievito per 10 minuti. Dopodiché andremo ad inserire anche lo zucchero e il miele e metà del latte e iniziamo a fare impastare con l'aiuto della frusta a gancio. Quindi andiamo ad impastare dapprima a velocità 1, così diamo il tempo alla farina di idratarsi bene. Dopodiché andremo ad aggiungere anche sia l'estratto di vaniglia che la pasta di arancia. Ovviamente se non avete la pasta di arancia o se non avete la vaniglia, l'estratto, potete mettere o la bacca di vaniglia, vi sconsiglio la vanillina perché non dà sapore assolutissimamente, eppure le fialette, o bacca di vaniglia o estratto di vaniglia. Per la pasta d'arancia invece potete andare ad aggiungere la scorza grattugiata di 2 arance. Deve essere bello bello saporoso e odoroso questo panettone. Potete variare con altri aromi tipo la pasta di limoni, la pasta di mandarini, o potete metterli tutti e tre. Io questa volta ho deciso solo di utilizzare pasta di arancio. Quindi inseriamo anche il restante latte e i tuorli. Aumentiamo la velocità a 2 e lasciamo incordare l'impasto. Dopodiché andremo ad inserire il burro a pezzetti. Il burro deve essere anch'esso freddo, così evitiamo che si surriscalda tanto l'impasto, caro Sidio, ok? Questo impasto è da 750 grammi, ideale per uno stampo da 24 massimo 26 centimetri se non avete lo stampo del panettone, ok carosi di Betty, però meglio se è da 24 così sale più in altezza. Quindi iniziamo ad aggiungere il burro poco alla volta, come vi ho detto. Inseriamo un pezzetto di burro freddo e dopo che l'impasto ha assorbito quel pezzo di burro andiamo ad aggiungere l'altro. Possiamo fare questa operazione in 3-4 passaggi, ok? Ovviamente, se avete difficoltà per quanto riguarda le mie ricette, potete contattarmi su Telegram o anche su Facebook e su Instagram. Trovate i link giù nella descrizione del video, come i link di tutti gli attrezzi che utilizzo, come ad esempio la planetaria della Cecotec. Se necessario, ogni tanto fermate la macchina, andate a raccogliere l'impasto dal gancio e dalla ciotola e andate a così aiutare la macchina ad impastare meglio e a fare amalgamare meglio il burro, sono diventata cinese, all'interno dell'impasto. L'impasto durerà circa 15 minuti e sarà pronto quando è bello liscio ed elastico. Mi raccomando, non deve superare la temperatura di 27 gradi. Quindi ci trasferiamo su di una spianatoia e andiamo a formare una palla.
Copriamo a campana con la stessa ciotola che abbiamo utilizzato per impastare e andiamo ad aspettare una mezz'oretta circa per fare rilassare il nostro impasto. Dopodiché andiamo a togliere la campana, facciamo di nuovo un altro giro di pieghe e andiamo a coprire con pellicola trasparente all'interno di una ciotola. Magari aiutatevi con un po' di staccante spray, così non si attacca alle mani. Come potete vedere è un impasto meraviglioso. Andiamo a dare un paio di pieghe con le mani, magari andiamo ad appiattire in questo modo come sto facendo io, dopodiché andiamo a rotolare su se stesso e formiamo una palla. Facendo questa operazione andiamo a pirlare per chiudere il nostro impasto e lo andiamo a mettere all'interno di una ciotola. Io vado a spruzzarla con lo staccante spray, ma in realtà non c'è bisogno di farlo per forza, ok? Copriamo con pellicola trasparente e mettiamo all'interno del forno con la luce spenta con un pentolino di acqua calda al suo interno e lasciamo lievitare fino al raddoppio. Trascorse circa 3 ore, ma ovviamente da voi magari ci può stare un po' di più, andiamo a riprendere il nostro impasto ben lievitato e andiamo a rompere la lievitazione. Guardate qui che meraviglia! Quindi, se adesso vogliamo mettere canditi, gocce di cioccolato, ovviamente quelle che sopportano le alte temperature, andiamo ad appiattire così e andiamo a fare una sorta di sfogliatura, se così si può chiamare. Andiate ad allargare tutto l'impasto sulla vostra spianatoia fino a tirarlo del tutto. Dopodiché andiamo a mettere canditi d'arancio, canditi di limone, cedro, gocce di cioccolato, quello che vogliamo, e andiamo a richiudere su se stesso. Questa operazione ci aiuterà a dare ancora più forza al nostro impasto. Fatto questo, andiamo a ripiegare di nuovo tutto su se stesso e cerchiamo di formare una palla. Ovviamente, caro Siddy Baby, dobbiamo fissare l'estremità, quindi il fondo della nostra palla. Dopodiché spruzziamo con uno staccante spray, oppure se non l'avete utilizzate del burro fuso e ungetevi le mani. E coprite con pellicola trasparente, così che non si secchi la superficie. Lasciate riposare per 45 minuti circa, dopodiché lo andiamo a riprendere e rifacciamo la perlatura. A questo punto possiamo inserirla nella nostra forma da panettone o, come vi ho detto prima, potete anche utilizzare uno stampo di 24 cm, massimo 26. Ok, gli ingredienti che vi ho dato sono per 750 g di panettone. Quando l'impasto è bello in tensione lo andiamo a posizionare sul nostro pirottino da panettone oppure, nel vostro caso, se non lo avete, nello stampo a cerniere che avete a disposizione, magari ungendolo con un po' di burro. Quindi lasciamo lievitare coperto con pellicola trasparente, magari ungete la superficie di burro, fino a che arriva a un centimetro dal bordo. Ovviamente i tempi di lievitazione sono indicativi a seconda delle temperature che avete in casa, ma su per giù ci vogliono 3-4 ore. Quindi andiamo a praticare un taglio a croce e lo andiamo a mettere in forno statico preriscaldato a 170 gradi per un tempo che va dai 40 ai 55 minuti, dipende molto dal vostro forno. E guardate la meraviglia, nonostante sia un panettone veloce, ovviamente è una sorta di pan brioche, caro Siddy. Quindi lasciamolo raffreddare completamente. Una volta freddo ci occupiamo di andare a preparare la glassa e la farcia. In questo caso io ho pensato ad una farcia al pistacchio, visto che siamo amanti di pistacchio, e una glassa con una sorta di ganache con cioccolato bianco. Quindi vado a fare quasi sobbollire 40 g di panna fresca non zuccherata. Quando arriva quasi a bollore spengo la fiamma e inserisco il cioccolato che ho tagliato molto finemente. Vado a mescolare il tutto fino a che non si formi una bella e liscia cremina, come in questo caso. Nel frattempo, come avevate visto, avevo messo a bagnomaria un barattolo di crema di pistacchio spalmabile. Vado ad inserirla dentro un sac poche all'interno di un bicchiere, così mi viene meglio da inserire, e vado a praticare dei fori sul mio panettone. Guardate che soffice. Ovviamente vado a praticare dei fori in questo caso con il bastoncino
per le bacchette cinesi, ma potete farlo anche con il dorso di un cucchiaio di legno, ok? Quindi vado ad inserire la mia crema di pistacchio, che in questo caso mettendo la bagnomaria è diventata più morbida, all'interno dei foretti. Potete decidere di fare i fori più grandi e abbondare di più con la crema di pistacchio. E una volta inserita tutta la crema di pistacchio, andiamo a mettere la nostra glassa sopra, ovvero ganache, molto densa. In questo caso si è raffreddata un pochettino, è diventata più spessa, ok? Quindi andiamo a spalmare o con un pennellino o con una spatolina, dopodiché andiamo a mettere sopra la granella di pistacchio che io ho tostato precedentemente. Vi consiglio di farlo anche voi perché tostando la frutta secca otterrete un sapore, un profumo ancora più buono. Andiamo a spolverizzare sopra la granella, ma ovviamente potete mettere mandorle, potete farcirla con la Nutella. In questo caso Sandro si stava mangiando tutta la glassa che era rimasta, che è davvero buonissima, carusi, la glassa è davvero golosa, golosa. Quindi completiamolo con la granella. Guardate che meraviglia! Lasciate asciugare completamente la granella, dopodiché potete conservarlo in un sacchetto per alimenti, ok? Per un paio di giorni, non di più, altrimenti indurisce. Ovviamente non è il panettone che ha tanti conservanti, tanto zucchero, tante uova, tanti grassi, il panettone tradizionale. Parliamo di un pan brioche che si può consumare fino al terzo giorno. Andiamola a tagliare una volta freddo e questo è l'interno. Che bontà, che bontà, Santo con la sua manina. Il profumo c'è, ragazzi, adesso lo vado ad assaggiare. Buona. E avete sentito che anche Santo ha provato? Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Condividete, ragazzi, così mi aiutate a crescere. E io vi mando un grosso abbraccio. E se vi va, sostenetemi anche sui social. Ovviamente la ricetta è scritta anche nel blog, giù nella descrizione del video. Ciao a tutti, carosi di Betty!